gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día. Se llamó appunto qua. Angelo Baracca, che viene da Firenze per noi, docente, è stato docente di fisica presso l'Università, l'Università di Firenze, è un fisico nucleare e oltre all'attività fisico, oltre all'attività di ricerca e insegnamento, ha promosso azioni di carattere sociale. Dagli anni 70 partecipa al movimento antinucleare ed ecopacifista, contribuendo allo sviluppo della critica della neutralità della scienza, e nel 1999 è stato copromotore del Comitato Scienziate e Scienziati contro la guerra sui temi dell'energia nucleare, degli armamenti nucleari e del disarmo, e ha pubblicato diversi libri per gli Acabook. Quindi lascio a lui la parola. Il titolo della sua relazione è Contro il dottor Strenamore della guerra atomica. Bandire le armi nucleari anche in Italia, le armi nucleari dalle basi aeree di Daviano, le navi con armi a propulsione nucleare dai porti e fermare la filiera nucleare dalle centrali nucleari e vettori come l'F-35. Nei porti tra l'altro attraccano, come diceva anche Antonio Mazzio, navi o sommergibili che hanno potenza nucleare, nel senso che sono dotati di armi nucleari. Lascio a lui la parola. Grazie agli organizzatori e a tutti voi. Io inizio con una piccolissima parentesi per rilacciarmi a tutte le cose che diceva Alex Zanotelli. Sulla tradizione del colonialismo. Se l'Inghilterra ha fatto la rivoluzione industriale nel Settecento è perché aveva le colonie, la colonia in India e il mercato delle Indie, altrimenti non l'avrebbe fatta. E nel secolo successivo, se si è generalizzata in tutta Europa, è perché c'era il colonialismo. Se non avessimo avuto lo sfruttamento coloniale, l'Europa sarebbe una regione sottosviluppata nel mondo probabilmente. Come? Sì, sì, certo, degli schiavi, delle risorse, proprio lo sfruttamento, questo mi sembrava così, mi risparmio di dirlo, nella una precisazione anche. Il Rinascimento è venuto prima del colonialismo. Come? Il Rinascimento è venuto prima del colonialismo. Ho capito, ma il Rinascimento non mi sembra che ancora avesse quella logica. Comunque non voglio sollevare, ma insomma tutto l'Occidente ha sfruttato il resto del mondo per il proprio progresso. Questo mi sembra che sia una cosa pacifica. Voglio precisare che io oggi parlo perché non è potuta venire Giovanna Pagani, che è la presidente della WILF, l'Unione Mondiale delle Donne per la Pace, e che sarebbe stata la persona adatta, perché si è poi impegnato, è andato anche a New York, ha partecipato ai negoziati dell'ONU. Questo lo volevo dire perché mi sembra... Tra l'altro, tenete conto, lo dico a suo nome, che il 20 novembre partirà una carovana delle donne a livello nazionale contro le armi nucleari, che dal 20 novembre al 10 dicembre non dico che percorrerà l'Italia perché non ci sono i mezzi neanche economici per farlo, però vuole sollevare una mobilitazione di cui le donne saranno protagoniste. Mi sembra una cosa molto importante da tenere presente anche nella discussione domani. Allora, io volerò un po' più basso della
relazione che hanno fatto Ale Zanottelli e Corazzina. Beh, forse la mia relazione doveva venire prima, perché do delle notizie che in parte sono tecniche, anche se hanno un risvolto politico. Allora io vorrei insistere, è già stato detto, sfondo una porta aperta, che quest'anno è venuto comunque una svolta storica sul problema delle armi nucleari, perché in 7 mesi e mezzo, dal 23 dicembre deliberazione all'Assemblea Generale dell'ONU, al 7 luglio è avvenuto quello che non era avvenuto nei 70 anni precedenti. Sono state messe fuori legge le armi nucleari. È un risultato che dobbiamo sentire nostro e metterlo all'attivo. Infatti, giustamente, poi Corazzina ci diceva come facciamo poi a portarlo avanti. Giustissimo, ma io adesso voglio dare delle notizie più che altro di tipo, non dico tecnico, ma... Allora, qual era la situazione prima di questo trattato? C'era il trattato di non proliferazione che è stato concluso nel 68, firmato nel 70, insomma è entrato più o meno in vigore. Il trattato di non proliferazione, allora io dico il mio parere è molto chiaro, era un trattato di proliferazione programmata dalle potenze nucleari che detenevano le armi nucleari, perché non è che ha fermato la proliferazione. Il trattato di non proliferazione voleva impedire, diciamo così, fra virgolette, agli stati che non avevano sviluppato le armi nucleari di svilupparle, mentre gli stati nucleari non solo le detenevano, ma le hanno anche diffuse, perché dal 1970 gli arsenali nucleari nel mondo aumentarono da circa 30.000 testate a 75.000, questa è proliferazione, non è non proliferazione, e gli stati che detenevano le armi nucleari erano 6, sono cresciuti a 10, altri 4 si sono aggiunti, poi il Sudafrica è l'unico stato che le ha poi smantellate quando è caduto l'apartheid, è venuto il governo Mandela e così via. Però insomma le armi nucleari hanno continuato a diffondersi. Il limite, un limite grande del trattato di non proliferazione era che non aveva nessuna norma vincolante. Questa cosa la dichiara, la certifica testualmente la sentenza che una corte d'appello degli Stati Uniti ha dato pochi mesi fa, respingendo la causa che le isole Marshall avevano intentato contro gli Stati Uniti, gli stati nucleari, per non avere appunto disarmato le Marshall subirono 67 test nucleari dal 46 al 58, l'atollo di Bikini è molto noto e proverbiale. La motivazione è che il trattato di non proliferazione non è giuridicamente vincolante, quindi con questo ha appunto dato torto, archiviato questa causa delle isole Marshall. Penso che non c'è bisogno di ricordare che l'articolo 6 del trattato di non proliferazione e impegnava ad avviare trattative in buona fede per arrivare al disarmo nucleare e anche al disarmo totale, e dal 70 ad oggi non si è vista l'ombra di queste di questi negoziati in buona fede. Scusate, io da quando ho avuto problemi di salute anche grossi, non ho più la lucidità che avevo un tempo. Allora, questo trattato
di proibizione delle armi nucleari, appunto approvato all'ONU il 7 luglio, è proprio una svolta. Pensate che all'articolo 4, comma 2, l'articolo 4 si intitola proprio verso la totale eliminazione delle armi nucleari, dice praticamente testualmente: c'è alcuno Stato parte, cioè quelli che devono, che vogliono aderire, che detiene, possiede o controlla qualsiasi arma nucleare o dispositivi esplosivi nucleari, deve immediatamente rimuoverli dallo stato operativo e distruggerli. Quindi proprio questo è un articolo vincolante, quindi gli stati che intendono aderire a questo trattato devono impegnarsi, questa norma proprio è giuridicamente vincolante. La riprova lampante, a mio parere, del fatto che questo trattato veramente è una svolta storica è proprio data dalla campagna furibonda che gli stati nucleari, Stati Uniti in testa e la NATO, hanno fatto contro questi negoziati, perché vuol dire che sapevano che avrebbero introdotto un principio che del diritto internazionale, poi cercherò anche di vedere in che maniera è attuabile, valido e così via, dal quale non avrebbero più potuto prescindere, il che non vuol dire che poi eliminarono le armi nucleari. Il cammino per il disarmo nucleare è ancora lungo, però intanto un risultato storico dopo 70 anni si è raggiunto appunto nel giro di pochi mesi. E la cosa, fra l'altro, che vorrei sottolineare, che credo che molti sanno, è che questo risultato è un risultato di una mobilitazione della società civile internazionale, che è partita nel 2006 ad opera soprattutto inizialmente dell'Organizzazione Internazionale dei Medici contro le armi nucleari, che poi si è estesa nella società civile, si è diffusa in più di 100 paesi, raccogliendo più di 400 organizzazioni della società civile. E questa mobilitazione che è maturata nell'opinione pubblica è riuscito ad ottenere dal 2014 delle conferenze internazionali che sono state sostenute da alcuni stati non nucleari, che sono state un elemento importante, l'Austria, il Messico, altri che adesso non ricordo, che hanno posto il problema proprio degli effetti umanitari della violazione del diritto umanitario di una guerra nucleare. E poi questo processo è approdato nel 2016 all'ONU, che ha creato una commissione che, con un voto contrastato, ha portato all'Assemblea Generale un progetto di delibera, e il 23 dicembre l'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato l'avvio di questi negoziati, che sono cominciati il 27 marzo di quest'anno. Quindi è stata proprio una svolta radicale, abbastanza repentina, in cui la società civile ha giocato un ruolo importante. Ecco perché dobbiamo essere fiduciosi e impegnarci per diffondere questa consapevolezza anche nel nostro paese. Allora, volevo dire, scusatemi, perché ho qualche... Allora, vediamo un attimo... Il Nobel, che è arrivato una decina di giorni fa, è un fatto fondamentale, perché contribuirà molto alla credibilità. Intanto, per esempio, i media italiani hanno ignorato completamente i negoziati, il trattato, non ne hanno parlato, non ne hanno fatto parola. Beh,
19 giorni fa hanno dovuto perlomeno parlarne, cioè qualcuno ha sentito che esiste questo trattato e lo ignorava completamente, cioè abbiamo una carta in più da giocare rispetto all'opinione pubblica. Non solo, ma io credo che questo Nobel darà intanto maggiore autorevolezza e vigore agli stati che hanno aderito. Anche qui bisogna notare che il 7 luglio questo trattato è stato approvato da 122 stati dell'ONU. Dopo il 7 luglio, dal 7 luglio al 20 settembre, quando si apriva il trattato alle firme, gli Stati Uniti hanno, anche altri, anche la NATO, ma gli Stati Uniti in particolare, fatto una campagna furibonda su tutti gli stati che erano chiamati a firmare, anche con delle minacce di escluderli da convenzioni, accordi internazionali. Tant'è vero poi che da 122 stati che hanno votato, il 20 settembre hanno firmato in 53. Il che vuol dire che quella campagna ha avuto anche un effetto. Ora il Nobel in qualche modo spariglia le carte, perché voglio sperare che dia il coraggio a tanti stati che non hanno fatto di accettare questo fatto e di decidersi a firmare. Io quindi credo che questo trattato dovrà per forza prendere forza. Il trattato chiaramente, allora, 53 stati sono già sufficienti perché il trattato entri in vigore, perché bastavano 50 firme. Chiaramente il fatto che da 122 si diventa calati a 53 non è una cosa positiva, però il fatto stesso poi che il trattato entri in vigore, se anche inizialmente è vincolante soltanto per gli stati che lo firmano, io vi ho letto l'articolo cardine in qualche modo, poi le cose sono anche molto complesse, a questo punto il trattato inevitabilmente prenderà forza perché altri stati aderiranno, perché la mobilitazione dell'opinione pubblica aumenterà, e qui siamo in gioco anche noi, perché per fare breccia ulteriormente sull'opinione pubblica, perché conosce queste cose, in molte parti d'Italia ci sono delle attività, delle mobilitazioni. Quando Corazzina diceva attivare i consigli comunali, è un'azione che insieme ai no guerra nonato, ai disarmisti esigenti, stiamo portando avanti da mesi, e in alcune città è la cosa avvenuta. Per esempio l'ANCI Sicilia, quindi l'Unione dei Comuni, ha elaborato un modello di mozione da presentare in tutti i consigli comunali. A Firenze siamo già riusciti in passato a far approvare una mozione in questo senso. Quindi andremo avanti e vogliamo con tutti andare avanti. Questo, l'appello che ha fatto anche Alex, che ci uniamo tutti, è veramente fondamentale, perché qui non sono in gioco interessi di singole associazioni, c'è in gioco un interesse, chiamo così, fra virgolette, supremo dell'umanità. Se non ci uniamo su questo, su cosa dovremmo unirci? Insomma, è proprio una cosa, e quindi andremo avanti a presentare queste mozioni, e invitiamo tutti, poi siamo disponibili tutti, io Padovano che è qui, a far circolare questo modello di mozioni, in maniera che chiunque abbia rapporti con consiglieri comunali, con amministrazioni, con commissioni pace di vari comuni, regioni anche, a sottoporre questa mozione e portarla in votazione, in maniera che
Non è che sia automatico poi il fatto che un consiglio comunale discute e approva col fatto che la popolazione lo sappia, perché spesso le cose rimangono lì e non vengono. Infatti a Firenze poi abbiamo anche promosso un dibattito pubblico, purtroppo andato quasi deserto, che la dice lunga sul fatto che sia difficile fare breccia su queste cose, ma insomma bisogna lavorarci e continuare ad andare avanti. E finisco solo con due annotazioni, perché non voglio portare via molto tempo. La prima annotazione è far notare, perché qui non se ne è parlato molto, mi pare, che gli stati nucleari, Stati Uniti in testa, ma non solo, vanno in tutt'altra direzione, perché ci sono dei programmi di modernizzazione delle armi nucleari che sono in corso in tutti gli stati che hanno le armi nucleari, perché poi il problema è scoppiato, diciamo così, fra virgolette, con la Corea del Nord. Ma la Corea del Nord, io ho scritto un articolo in passato che era intitolato La resistibile ascesa nucleare della Corea del Nord, perché è stata provocata dalla politica, dalle minacce degli Stati Uniti, dal non rispetto degli Stati Uniti, di accordi che avevano anche fatto dall'85 con la Corea del Nord, che se li avessero rispettati c'era l'impegno della Corea del Nord di abbandonare tutti i programmi nucleari. Invece gli Stati Uniti conoscono solo la logica della forza, dell'imposizione, della prepotenza, e quindi continuano a minacciare, e quindi la Corea del Nord, Kim Jong-un ha affermato circa un anno fa, Saddam Hussein ha rinunciato alle armi nucleari, è stato fatto fuori. Gheddafi ha rinunciato ai programmi che aveva, è stato fatto fuori, addirittura al giro. Io continuo a farmi da baluardo con questi programmi, perché è l'unica garanzia che perlomeno non sia così facile. Infatti io vi invito a fare una considerazione. La crisi coreana è la conferma più eclatante che le armi nucleari non servono a niente per quello che viene detto, perché gli Stati Uniti non possono in nessun modo fare un attacco nucleare alla Corea del Nord, perché la Cina intanto confina e non ammetterebbe questa cosa, sarebbe immediatamente una guerra nucleare mondiale. La Corea del Sud confina, è molto vicina, Seul è a 50 km dal confine, e chiaramente le bombe nucleari non rispettano i confini. Gli Stati Uniti hanno 25.000 militari schierati in Corea del Sud, non è possibile che bombardi indirettamente i propri. Quindi insomma, 1.600 testate nucleari che hanno gli Stati Uniti, di cui un migliaio pronte al lancio su allarme immediato, non servono a niente contro la Corea del Nord. E questa è proprio la riprova lampante che l'unico modo per evitare il rischio delle armi nucleari è eliminarle completamente dalla faccia della Terra. Questo proprio è il segnale. Voglio fare un ultimo riferimento, siccome qui anche discutiamo, è stato posto questa mattina da Dinucci giustamente, il problema della NATO, l'uscita dalla NATO, l'hai ripreso anche tu, Giorgio. Io voglio notare che l'istituzione delle basi militari in Italia è stato fatto dagli anni dopo l'approvazione dell'adesione alla NATO, con un processo sostanzialmente incostituzionale, perché le basi militari sono state approvate con degli accordi semplificati che sarebbero
previsti dalla Costituzione soltanto in casi eccezionali, accordi semplificati, vuol dire che non vengono sottoposti all'approvazione del Parlamento. Quindi sono state cose fatte come un ladro di polli praticamente, di nascosto. Quindi è un punto fondamentale da discutere per riportare anche la sovranità del Parlamento. Poi io tremo pensando al Parlamento che potrà uscire da questa legge elettorale, perché saranno nominati direttamente da quelli che c'erano adesso, che già erano eletti con una legge incostituzionale. Quindi siamo proprio in questo paese in una situazione di vera emergenza democratica. Chi ha parlato di colpo bianco credo proprio che abbia usato le parole giuste. L'aveva già fatto il golpe bianco Napolitano, che adesso denuncia queste, ma insomma il discorso sarebbe lungo. Io mi fermo qui, mi scuso se sono stato un po' scordinato, ma veramente io purtroppo da un po' di tempo non ce la faccio a essere...